Quello che vedete, signori, è un cavallo frisone, frisone occidentale, originario dell'Olanda, delle isole Frisian, ed è un cavallo di antichissime origini. Da alcuni resti trovati in Frisia, si ipotizza che i progenitori di questa razza fossero addirittura di epoca preistorica. È stato utilizzato nel Medioevo come cavallo da guerra, per la sua robustezza nel portare i cavalieri con le loro armature. La selezione della razza venne fatta incrociando soggetti più potenti e pesanti con cavalli andalusi e arabi. Il risultato attuale è un ottimo cavallo da sella e tiro leggero. Nella sua evoluzione moderna è diventato un eccellente cavallo da alta scuola e di ottima monta da campagna. Ed ora andiamo a presentarvi i due protagonisti in questione. Cavaliere e cavallo. Il cavaliere ed addestratore Daniele Cannellini, un ragazzo di 34 anni di Folignano e da moltissimi anni nutre la passione dei cavalli, ma solo negli ultimi 5 si è dedicato totalmente a loro, risultando un ottimo addestratore, tanto da realizzare una professione. Grazie alla sua esperienza, passione e dedizione, ha saputo insegnare a Nils, il suo cavallo, tutto quanto quello che andremo a vedere oggi. Il cavallo è un frisone occidentale, si chiama Nils, maschio intero di 7 anni di pura razza, iscritto alla Frisian Horse, registrato nello Studbook. Ha partecipato alle selezioni italiane del 2010 presso il Lugo di Ravenna, dimostrandosi il miglior soggetto in gara fra stalloni presenti. Ha partecipato a numerose manifestazioni. Dentro manifestose e numerose le gare che hanno compiuto cavaliere e cavallo. Leggo qui sin da quando aveva 3 soli anni, quindi facciamo un applauso. Fiere, Quintana in Ascoli, rappresentazioni storiche e paesane. Cavallo molto concentrato. Nils è un cavallo di proprietà di Matteo e Luigi Scoccia, due fratelli residenti a Monte San Pietrangeli, soci fondatori insieme ad Omar del centro ippico Omamalu. E grazie alla passione e dedizione di queste persone, in questo caso dei proprietari di Nils, che sono molto soddisfatti del loro cavallo e soprattutto del lavoro che ha saputo svolgere l'addestratore Daniele Cannellini, tanto da essere oggi qui per la sola, ripeto, sola soddisfazione di esserci. Quindi facciamo un applauso a questo regalo, sempre per passione. Cavallo, cavaliere. Thank you.
alzando le redini, doppie redini e i piedi. Viene esposto questo passo bellissimo. Grande è la coordinazione. Grande eleganza, grande cura, la criniera, la coda. Finimenti e fasce. Tanta è la cura dietro uno spettacolo del genere. Facciamo un applauso, signore, grazie. La cessione è importantissima. Dimostra l'affiatamento che c'è tra cavallo e cavaliere. Carrezza fatta, come avete visto, bisogna sempre premiare il cavallo. Il rapporto è tutto lì. Dopo questo magnifico spettacolo rientreranno i cavalli andalusi con altri esemplari, non solo cavalieri ma anche cavallerizze, da quello che vedo. Appoggiata. È un saluto per voi, signori. Un applauso, grazie. Thank you.
alla conclusione, facciamo ancora un applauso. Daniele Camilleri e Nils. Stallone, Frisone di 7 anni. Frisone occidentale. Bravissimo.